Cari benvenuti amici e amiche di VR Italia. Oggi parliamo finalmente di un giocone, o almeno di quello che potrebbe essere veramente un grande gioco. Negli ultimi mesi ci avete sovrastato di messaggi dicendo ma cosa è successo alla VR? Cosa esce? Perché escono solo giochetti di qua e di là e rompete il cazzo su Squingle, che invece è bellissimo, vabbè, lasciamo stare. Comunque ci avete un po' rotto, e giustamente perché siamo i primi a dirlo, perché in sto periodo non stanno uscendo gioconi. Fortuna vuole che Endreams stia finalmente uscendo con Freaked, quel gioco, quello sparatutto in prima persona che avevano presentato qualche mese fa e di cui poi si sono perse un pochino le tracce. Perché abbiamo novità su Freaked? Perché l'abbiamo provato in anteprima. In questi giorni abbiamo avuto modo di provare una demo che da oggi stesso sarà disponibile anche per voi, quindi finito il video potete serenamente andare a provarla. E quindi posso finalmente parlarvi di questo Freaked. Allora, quando era stato presentato sto gioco ci sembrava un po' un Blood and Truth in stile cel shading, con elementi sportivi quasi, tipo lo sci, la scalata, eccetera. La verità è che non avevamo capito niente. Perché? Perché questo gioco non è uno sparatutto su binari, come era appunto il titolo di London Studio, bensì uno sparatutto vero e proprio in cui ci si muove autonomamente in free locomotion e si sfruttano le coperture in un modo incredibile che adesso tra poco vi svelerò. Vi anticipo già che la demo che ho provato durava e durerà anche per voi una mezz'oretta scarsa e credo che sia il primo livello, comunque uno dei primi livelli. Cosa succede? Andiamo con ordine. Iniziate su questa collina innevata. Il vostro compito è liberare un appostamento di nemici generici che ancora non si capisce cosa siano, praticamente la tipa che vi dà le informazioni della missione vi dirà parti. A un certo punto parti, voi cosa fate? Schiacciate un tasto e avete addosso gli sci, e quindi dovete fare questa prima traversata tra le montagne in sci. Come funziona lo sci? Funziona che lui va dritto da solo e voi con la rotazione della vostra simpatica testolina andate a destra e a sinistra. Funziona, non mi ha entusiasmato, nel senso che come inizio visivamente buono, rischia di dare un po' di motion sickness purtroppo per chi non è troppo avvezzo. Però vabbè, è la prima sezione, arriviamo giù da questa collina e iniziamo a sparare, e finalmente le cose diventano veramente entusiasmanti. Perché? Perché lo shooting di Freaked è super figo, non saprei come altro dirlo. Perché è super figo? Perché intanto il feeling dello shooting è una bomba, cioè sparare la sentite la potenza dello sparare, sentite l'onnipotenza del protagonista, è veramente molto molto figo. Il feeling aptico anche dei move, che non sono un granché, funziona straordinariamente per qualche motivo. E poi c'è questa cosa della ricarica che è molto figa, in altri giochi non funzionava ma qui funziona, ovvero voi non dovete tirar fuori il caricatore, prenderlo e metterlo dentro, ma ogni volta che finite i colpi il caricatore sarà già qui, voi dovete solo infilarlo un pochettino, tirare la canna e sparare. Ed è super esaltante, raga, super esaltante. Ma la roba più esaltante di tutti non è tanto questa, è il fatto che le coperture vengono sfruttate in modo intelligente. Perché chiaramente, essendo un gioco PlayStation VR, non è pensato per giocare dei in piedi e muoversi a 360 gradi, ma ci dovrete giocare stando seduti come al solito. Quindi hanno pensato bene di inserire questa meccanica per cui tutte le superfici, quindi muretti, scatole, roba varia che trovate durante l'avventura, potete aggrapparvici, potrete aggrapparvici, e praticamente coprirvi con appunto queste superfici, tirando nella direzione in cui volete la mano e il personaggio si abbassa o si sposta. Sembra un'idea non particolarmente brillante, dato che ormai siamo abituati al room scale con il Quest 2 eccetera eccetera, però devo dire che funziona veramente a meraviglia, raga, a meraviglia. Quindi lo shooting è figo, le sezioni anche scalate sono un po' le solite che abbiamo imparato ad amare in tutti i giochi analoghi, ma anche quelle funzionano. Visivamente, raga, pazzesco, nel senso che non me lo aspettavo. Effettivamente su PlayStation 5, console su cui l'ho provato, è super definito, forse uno dei giochi più definiti che
ho mai provato su PlayStation VR. Chiaramente non può fare i miracoli perché i pixel del visore sono quelli, però il super sampling ha dato. In questo caso devo dire che la differenza con un visore PC non è, come dire, gigantesca. Non è gigantesca, comunque il gioco è bello da vedere, molto definito, i colori sono belli sgargianti, accesi, la direzione artistica è interessante. Raga, si prospetta un bene, non voglio dire le cose prima che magari, prima di venire smentito, magari da me stesso tra un mese quando lo recensirò, però pare che il gioco sia molto molto bello, e sono contento perché PlayStation VR nell'ultimo periodo non è che ci abbia offerto chissà che cosa, con questo sembra si stia iniziando a riprendere nuovamente. Cosa mi spiace? Mi spiace che il gioco sfrutta questi maledetti PlayStation Move. Ora, meglio il PlayStation Move del DualShock per un gioco così. Su questo siamo tutti d'accordo. È anche vero che tornare a giocare con i Move dopo anni di controller super reattivi che tengono il tracciamento in modo perfetto, ci permettono di fare un po' qualunque cosa, è un po' una scocciatura. Io spero che questo gioco, quando uscirà PlayStation VR 2, verrà aggiornato per il nuovo headset, i nuovi controller, eccetera, perché pare che meriti davvero. Per ora non sappiamo comunque quando uscirà, anche se il fatto che sia uscita questa demo, ci abbiano fatto provare il gioco in anteprima, eccetera, promette, insomma, ci promette quantomeno un'uscita non tra 6 mesi. Io credo che uscirà entro settembre, così un po' a sentimento. E niente, questo è Freak, raga, finalmente un giocone come li volete, lunghi, con la storia, l'azione, le sparatorie, tutto quanto. Speriamo, raga, speriamo, incrociamo queste dita perché non ce la facciamo più a giocare questi titoli piccolini, mozzati, che non ci raccontano niente, a parte Squingle. Ripeto, a parte Squingle. Quindi bella lì. La demo è disponibile da ora, quindi potete andare alla vostra Play, scaricarla e vedere un po' che cos'è questo Freed. Provatelo, non so che altro dirvi, e diteci nei commenti cosa ne pensate, se è un gioco che attendete, se è quello che vi aspettavate da questo prodotto. Io vi ricordo che Endreams sono gli stessi che avevano fatto quell'ottimo gioco col kayak che si chiama Phantom Cover Ops, che era già un ottimo titolo, però era un pochino monotono, non offriva questo livello di messa in scena. Invece questo, d'altro canto, sembra un gioco veramente molto molto estroso, che avrà molto da dirci e da raccontarci. Io vi lascio qua, ci vediamo come sempre al prossimo video, speriamo per questo Freaked, e niente, buona VR a tutti.